Allora, rompiamo un po' il ghiaccio. Io volevo aspettare Franco Rosi, non era previsto che lui partecipasse, e quindi, siccome ho visto che la sua presenza era seduto sopra, adesso lo aspettiamo qui perché si segga accanto a te. E non ce l'aspettavamo, e vedere Rosi ci ha fatto molto, molto piacere. Ah, ecco Fabrizio e Franco Rosi, facciamo un applauso. Di fronte al mio gradito stupore, quindi chiedevo come mai era qui, perché non ce l'aspettavamo, e ha detto una cosa che già ci piace, perché ha detto: sono venuto per un saluto a Florestano Vancini e poi me ne dovrò andare per altri impegni. Quindi io lo ringrazio di essere venuto per stare un po' con noi, lo pregherei di venire qui al tavolo. Fabrizio, se... Ciao, vai, Franco è qui. Maestro. Qui. Ciao. Allora. Sono, dai, vado io là, vado io là. Beh, sì, okay. Meglio così. Metti lì e poi... Quando hai fatto ci muoviamo. Allora, questa serata viene dopo due film che sono stati proiettati nel pomeriggio, La lunga notte del 43. E Bronte, no? Due facce della nostra storia, ma anche un altro motivo che ci spinge a essere qui insieme, vedo che siete numerosi, mi fa molto piacere, è la presenza di Fabio Nicolao, a cui si deve questa serata, si deve questa iniziativa, insieme agli amici della Cineteca Nazionale che curano la programmazione del Trevi. E cioè, Nicolao ha fatto una di quelle cose che fanno le persone che amano il cinema oggi, che magari, essendo anche più giovani, hanno un occhio diverso, forse anche addirittura più acuto di coloro che l'hanno preceduto, magari anche condividendo i giudizi. E ha fatto un documentario, ha raccolto tante testimonianze, lo vedremo dopo questo incontro. È curioso però come l'ha fatto, perché quando ha chiesto anche il mio contributo è arrivato affardellato come un soldato nell'Afghanistan e aveva tutto con sé, la luce, la macchina presa, insomma ha fatto tutto da solo, in 5-10 minuti ha preparato le luci, vero Fabio? E quindi aveva già fatto anche una cosa prima, cioè non era la prima cosa, però l'efficienza di questa... di questo giovane, sei ancora giovane, no? Mediamente giovane. Di questo giovane è che appunto ama il cinema e si sta dedicando a questi ritratti. Siccome non ce ne sono molti, non li fa più neanche la televisione. La televisione anche nei canali di cinema non fa più queste cose, proprio li ha spunti. Quindi è una cosa anche importante che ci siano delle persone che avendo appunto questa ormai tecnica e anche una sensibilità, perché senza sensibilità la tecnica non parla, vanno, prendono le ultime testimonianze, quindi è giusto che una cineteca promuova queste cose e raccolga questi materiali. Quindi grazie della tua idea e grazie anche alla cineteca, c'è Luca Pallanc che rappresenta la cineteca, che saluto, non so dove, forse è scappata, non so. E quindi vorrei subito approfittare della presenza di Franco, grazie, ci hai fatto una sorpresa. E soprattutto dicevo mentre stavi entrando che la sorpresa è doppia, prima la tua presenza e poi la mia domanda come mai qui, nel senso che pensavo, non so, che fossi stato accompagnato da Fabrizio e ti ho obbligato a tutti i costi a venire, invece no, hai detto che volevi fare un ricordo di Florestano Vancini. Allora chi più di te, chi meglio di te può cominciare il nostro incontro? Devo dire che mi dispiace dell'assenza di Carlo Lizzari, che sarebbe stata un'altra persona che avrebbe dato dei fondamentali contributi, ma qui abbiamo un giovane critico che ci dirà delle cose interessanti, si è scritto tutto il compito qua e quindi sono contento, io sono
amico di Morando da tanti anni, lo considero uno dei miei punti di riferimento e quindi mi fa piacere che abbia accettato. Poi c'è Giuliano Gemma che nel periodo di Django di Tarantino ci ricorda che per una volta tanto l'America ci ha copiato, è vero, ci ha copiato in maniera massiccia, per cui addirittura nei cinema circolano due film, uno è Abraham Lincoln, l'altro parte è Django, quindi praticamente abbiamo anche noi dato un contributo alla storia dell'America contemporanea, ispirato a Sergio Leone e agli attori che hanno lavorato in quei film che venivano chiamati spaghetti western, che adesso però spaghetti è caduto, è diventato un'opera d'arte addirittura. Ma lui non fa scrivere una riga di musica, copia tutto dai nostri film. Sì, è vero, ho visto anche che c'è dei film di Vancini, tra l'altro una colonna sonora dei film di Vancini è finito in Kill Bill. Io questo lo ignoravo, l'ho scoperto leggendo qualcosa. Allora Franco, ti lascio il microfono, puoi parlare che un'ora, eh? Non è che... No, mi dispiace, avevo degli impegni con delle persone che mi aspettano a casa, quindi però non volevo mancare a questo piccolo omaggio a Florestano. A parte il fatto che io ho amato alcuni film di Florestano e che ho trovato veramente molto belli, ma mi sembra che sia indispensabile continuare o riprendere a far conoscere il cinema italiano dal dopoguerra in poi in maniera nella quale non viene, devo dire, purtroppo ricordato. A parte il fatto che questa saletta deliziosa, meravigliosa, non ha una capienza maggiore, perché secondo me i film bisogna vederli con un pubblico numeroso, perché solamente così ci si può accorgere, ci si può rendere conto di come incida un film, di come le emozioni che da un film riescono veramente ad essere raccolte e ad essere magari anche rinviate ad altro pubblico che viene invitato magari da quello che ha visto a rivedere anche un film, perché la cosa importante del cinema, io credo, che sia quella di vedere un film ma poi rivederlo. Rivederlo dopo tempo, ma rivederlo non dico per correggere le proprie impressioni, anche se le impressioni viste durante il tempo certamente si modificano. Cambiano, molte volte siamo impressionati da un film che non avevamo capito la prima volta bene e quindi è importante proporre al pubblico che ama il cinema i film più di una volta. Questo in Italia però non avviene. La presenza di questa piccola sala cinematografica è un fatto molto positivo, però io continuo a dire che il cinema italiano richiede una presenza di pubblico maggiore.
sono film che non vengono, che i ragazzi non vedono. I ragazzi non vedono, non sanno, i ragazzi non sanno chi è stato Rossellini. E lo dico per esperienza diretta, perché in uno dei miei giri, per appunto parlare ai giovani, io mi sono trovato davanti a un pubblico di giovani che non sapeva chi era Rossellini. Questo non è ammissibile, perché il cinema è una delle maggiori forze della comunicazione e anche della conoscenza. La identificazione che il pubblico può avere con i personaggi di un film è un fatto estremamente importante. E se uno vede oggi delle immagini di ladri di biciclette, come fa a non capire che quello è stato uno dei più grandi momenti della cultura di questo paese e del mondo? E quindi il cinema ha bisogno assolutamente di essere conosciuto, gli attori del cinema hanno bisogno di essere visti, rivisti, identificati. Il cinema è una cosa importante. Ecco, ne sto parlando in una maniera, devo dire, anche banale, perché francamente dire che il cinema è una cosa importante è una banalità, perché lo si sa. Però bisogna anche fare in modo che il cinema diventi una necessità culturale. In Francia, dove hanno fatto molte volte delle mie retrospettive, in Francia è diverso, l'amore per il cinema è l'amore per continuare a vedere i film del passato. E beh, i film del passato sono una cosa estremamente importante per capire il cinema del presente e per capire quale cinema bisogna continuare a desiderare di fare. Ecco, ho detto queste quattro così banalità, ma perché volevo essere così contento di stare nel pubblico che ha pensato di poter venire questa sera a manifestare il suo amore per il cinema, fatto da un regista che francamente devo dire che è stato anche un po' dimenticato. Florestano Mancini ha fatto dei bellissimi film, dei film importanti che hanno avuto molto successo anche quando sono usciti. E però ecco qua, bisogna venirli a vedere in queste condizioni che sono ideali, perché la saletta è bellissima. Oltretutto una sala in mezzo alle rovine romane, credo che sia una cosa veramente incredibile. Però io vorrei che queste retrospettive fossero fatte più frequentemente e nelle sale di maggiore capienza per il pubblico, perché il pubblico deve essere portato al cinema. Oggi i ragazzi devono essere portati a vedere certi film, perché se no non li vedono, non gli interessa, gli interessa tutt'altro mondo e tutt'altro modo di fare il cinematografo. E questo non va bene,
non va affatto bene, perché tra qualche anno, quando questi ragazzi ci avranno l'età di fare dei film, tra qualche anno questi ragazzi non sanno niente di quello che c'è stato, non sanno nulla, non sanno niente del grande cinema italiano, ma non sanno niente nemmeno del grande cinema europeo, perché bisogna farglielo vedere. E quindi meno male che c'è qualcuno che lo fa vedere anche in una piccola sala, ma io mi auguro che queste proiezioni siano ripetute e fatte con un pubblico molto numeroso. Finito di dire questa per me una necessità di far conoscere il mio punto di vista sulla comunicazione del cinema e del film. Adesso vorrei dire che mi sono sentito in dovere, a parte che cercherò di venire a rivedere qualche film di Florestano, ma mi sono sentito in dovere di venire oggi a dare un saluto, perché Florestano mi ha dato una grande manifestazione di generosità e di grande pensiero, diciamo, legato all'arte, alla cultura. Florestano, quando io gli ho chiesto di venire a dire una battuta in un mio film, che era Cadaveri eccellenti, Florestano ha accettato, è venuto, ha detto la sua battuta e poi se n'è andato. Questa è una delle cose più belle che possano capitare a un regista da parte di un suo collega. Io vi ringrazio, mi scuso se devo andare via perché avevo degli impegni e mi dispiace. Grazie, grazie. Siamo preparati a un saluto magari formale, invece ho fatto un discorso di fondo. Grazie. Allora, cercando di prendere al volo questo intervento, di cui io non ero a conoscenza, ma che è ricco di indicazioni, volevo estrarre due parole. La necessità che il cinema ritrova il pubblico. È vero, sembra una banalità, ma il cinema italiano era quello di un pubblico generalista, composto di vari ceti e classi, che aveva comunque la capacità di riconoscere i grandi capolavori. Forse a volte alcuni meno di quello che sarebbe stato necessario, ma il pubblico ha contribuito non poco. L'altra parola che mi viene in mente pensando a Florestano Vancini è il titolo di un film che è appunto Stagioni del nostro amore, 1965. Questo film è un film in qualche modo che fa da spartiacque. Tra spartiacque perché Florestano, con la sua sensibilità, la sua eleganza mentale, il suo amore per il documentario, voglio ricordare che ha cominciato a girare dalle sue parti, nel Delta del Po, aveva colto qualcosa che era importante, che forse persino i grandi registi neorealisti non avevano colto o ne erano solo consapevoli in parte. Le stagioni del nostro amore. Pensate ai titoli del suo film. La lunga notte del 43. Cioè il fascismo e l'antifascismo. E poi subito dopo
film come La banda Casaroli, siamo nell'epoca del miracolo economico. Girò questo film a Bologna, io ero piccolissimo, mi accodai alla troupe e effettivamente girava, come si dice, come un regista americano, diciamo, quando uno vuol dire che i registi sono molto sciolti, girava come un regista italiano che insieme alla velocità entra e vede le cose, e in qualche modo noi dobbiamo, come ha detto Rosi, di vedere, perché poi si impara di più. Io sono convinto che Florestano tra i registi italiani ha visto qualcosa che anche altri registi impegnati con l'occhio lungo non sono riusciti a cogliere, e cioè le stagioni della nostra nazione. Ci sono gli storici oggi che parlano della storia dal Risorgimento in poi, non più secondo i documenti o i libri di storia delle scuole, ma sui veicoli con cui queste cose sono state raccontate. La letteratura di Ippolito Nievo, Abba, gli scrittori del primo Novecento, gli scrittori della lingua nazionale, poi l'epoca del fascismo in cui la nazione viene messa in divisa, la dittatura, quindi la radio e il cinema, la comunicazione al servizio di questa idea della nazione. Dopodiché la stagione dei nostri amori, l'antifascismo, la Speranza Sinistra, e la storia di questo giornalista che tra l'altro invece ritrova motivi di delusione nel periodo in cui il miracolo economico stava sgonfiandosi e c'erano i primi segni della contestazione. Tra l'altro ci sono delle cose che sono interessanti. Io accanto a me Morando Morandini, che è un grandissimo critico che ha vissuto anche negli anni giovanili l'ultima propagine del fascismo, che ha poi scelto di fare il critico e ha scritto tantissimo, i suoi dizionari sono colmi di cose interessanti e per me sempre fondo di informazione. Allora, è bello, non è un modo di rinfacciare le cose, ma in qualche modo di invitare insieme a riflettere su a volte come le cose le percepiamo, ma poi dopo ci dobbiamo tornare sopra. Nel Morandini, Stagioni del nostro amore, viene definito come un film che spinge forse fino al grottesco la critica ai cedimenti morali e politici della sinistra. E nella stessa recensione è citato Tullio Chedis, che dice che i pellegrinaggi sentimentali sono pericolosi, sono addirittura a volte ambigui, persino nocivi. Ecco, in questa cosa qua noi vediamo, in un momento in cui sentiamo che i sentimenti e le morali di cui parlavo Morando qui a distanza di anni sono anch'esse in qualche modo foriere di delusioni o di speranze anche frustrate, noi ci ricordiamo che queste stagioni erano già presenti in un regista che non era tra, come ha ricordato Rosi, tra i maestri conclamati e celebrati. Noi abbiamo bisogno di una coscienza critica che vada insieme al pubblico, ai loro desideri. E poi colgo l'occasione, anche perché quando siede accanto a me, non casualmente, Giuliano Gemma, che secondo me è un bravissimo attore e da sempre anche un bell'uomo, porta così i suoi animi, così, meno bene di me, ma insomma. Allora, Giuliano è un amico, io sono sempre contento di rivederlo. L'ho sentito anche ieri sera a Hollywood Party, dove c'era anche Fabio, e ricordavo appunto l'episodio, ma adesso lo racconterai tu, in cui ha incontrato un'altra stagione importante, perché abbiamo detto fascismo, antifascismo, miracolo economico e poi delusioni di speranze che speriamo non siano tutte accorrolate, e il western. Il western è una stagione diversa, non è una stagione ideologica, è la stagione della riappropriazione del pubblico di una cosa che ama. Quando ha successo Leone non è una lettura secondo i canoni vigenti all'epoca, è un ritorno al pubblico, vero Giuliano? Allora raccontici
lo racconterai meglio di me, questa stagione di cui sei stato anche colui che ha spinto, raccontacelo, come hai fatto a convincere Florestano a fare il western? Beh, non è stato facile sinceramente, ma alla fine ci sono riuscito. Io avevo già fatto un film interessante con lui, girato alle Isole Tremiti con attori di Bergman, c'era Gunnar Bjorkstrand, Bibi Anderson, ed era una storia interessante, molto interessante. E poi dopo questo incontro io gli chiesi: ma perché non fai un western? Ma che c'entro io con il western? Mi dice: ma scusa, ma la banda Casaroli è più di un western, è altro che l'attacco alla dirigenza o alla banca. E insomma, un giorno sì, un giorno no, lo chiamavo per sapere che cosa aveva deciso. Poi quando capì che il compenso per lui sarebbe stato molto interessante, che non guasta, e ha detto: firmi con uno pseudonimo, no? Dico, anche Lizzani ne ha fatto uno. E alla fine si è convinto, ed è stato uno dei più bei western che ha girato, I giorni della vendetta. Esatto. E che dire, questi maestri poi ci hanno lasciato una eredità importante, forse con pochi film, ma sono quelli che bastano per ricordare un grande cinema, e mi riferisco a Zurlini, a Pontecorvo, al maestro Rosi anche, non ne ha fatti molti. Peccato, perché è un tesoro, come diceva Rosi, che bisogna far rivedere e capire che cos'era il cinema importante, e che ovviamente è comprensibile, basta vederli però. Ma io vedevo spesso Pontecorvo, perché lui era un buon tennista, giocava molto bene, e poche volte sono riuscito a batterlo. Quando eravamo a Fregene andavamo sempre a giocare, un giorno sì, un giorno no, si andava. E un giorno mi disse: guarda, ci vediamo tra 10 giorni, perché devo andare in America, che mi hanno dedicato una settimana del cinema italiano, una settimana del cinema di Pontecorvo. E dissi: ma basta una settimana? Preciso, ho fatto 7 film. Perché poi era molto spiritoso anche, aveva molto senso dell'umor. E poi lo incontrai al Festival di Berlino, e dopo qualche anno, e dissi: guarda che ho migliorato. E lui mi ha risposto: non si direbbe. Ha sempre la risposta pronta. E insomma, che dire, Vancini, siamo qui per lui questa sera. È un regista che era straordinario, straordinario perché ti parlava dei personaggi, non influiva per niente, non era il tipo di regista che ti diceva la battuta al posto tuo, no, ti faceva capire quello che voleva, e poi ti diceva ancora un po' più forte, più deciso, cosa. Ma poi era un bel uomo, c'era questo sguardo, la Gary Cooper, vero? E io mi sono trovato molto occhi bene. Azzurri, sì. E poi un'altra cosa è che abbiamo fatto un film, è quasi una scommessa. In 3 settimane abbiamo girato un film che si intitolava La Baraonda. Bellissimo. 3 settimane non sono niente, però lui è riuscito a farlo in 3 settimane. Lui e tutti noi, insomma, siamo a lui. Bene, peccato che ci ha lasciato. Siamo qui per rosanare. Rivediamo i suoi film, dai. Evidente. Grazie. Sì, come no. No, perché va ricordato, per far capire chi era Florestano, tra le tante cose che si potrebbero dire, che è arrivato a fare quel western, tra virgolette, su commissione, perché quando ha girato un anno prima Le stagioni del nostro amore, lui ipotecò casa insieme a Mario Gallo. E quindi, siccome poi il film, che era molto personale, sul quale lui riversava tutte le proprie disillusioni di uomo di sinistra e tutto quanto, creò dei problemi finanziari, e che grazie poi ai lunghi giorni della vendetta, insomma, io su quello ho insistito, perché capivo che gli facevano comodo. Sei venuto in soccorso. Tanto per dire. No, tanto per dire, tu intanto cosa hai fatto? Cosa hai venduto dei beni di casa per fare 2 documentari? Non lo ce lo dirai dopo. Lasciamo perdere. Ecco, non entriamo nel mente. Non entriamo. Ecco, no, nel senso che questo film che hai ricordato adesso,
adesso, Giuliano, questo La Baraonda, era girato al velodromo Vigorelli di Milano, dove avveniva un evento che non si fa più, che era la Sei Giorni Ciclistica, dove c'è una storia d'amore complicatissima che non vi sto a raccontare. E questa è un'altra stagione, questa voglia di andare in coda a queste manifestazioni popolari, il ciclismo, che non era più il ciclismo di Capio e Bartali, in questa kermesse, in cui appunto era nel centro di Milano, si portava gli umori, lo smog della città. E allora vedete che poi queste cose a distanza del tempo sono meglio degli atlanti storici, geografici, sono delle cose che parlano per un fatto semplice, che passano dall'orizzontale al verticale, passano dalla sceneggiatura, che è una scrittura, alla verticalità delle immagini. Vediamo il velodromo Vigorelli, è più lampante, più affascinante di tre righe di una sceneggiatura. Senza la sceneggiatura non ci sarebbe il film, ma senza le immagini non ci sarebbero queste opere artistiche in cui nella verticalità concorre il regista, ma tutto il corredo di collaboratori, gli attori, i costumisti, qui ce n'è presenti stasera, i scenografi, e questa è anche una cosa che il cinema non va perduto. Sono stato ieri a Cinecittà, sembra un villaggio western di Sergio Leone in una mattina di sole calcinato, vuota, sacchetti di plastica che il vento spingeva in mezzo ai viali. Speriamo che ci sia qualcuno che li raccolga. Morando! Allora, cercherò di essere breve. Prima di venire qua ho voluto fare una frettolosa, diciamo così, inchiesta per vedere se oltre a Rossellini e a Vancini ci siano degli altri registi italiani che finiscono in Ini. Pasolini. Adesso non fate tutti i nini che dopo li interrompiamo. Silenzio. Beh, io ne oltre a Bolognini ho trovato un regista che si chiama Michele Massimo Tarantini, che tra l'altro nel mio dizionario viene un po' prima di Tarantino, il regista americano. Beh, questo Tarantini ha lavorato tra il 75 e l'84 facendo dei filmacci o dei filmetti, diciamo così, porno soft. E diciamo così che non ho trovato altro. Vi leggo, prima di arrivare a una conclusione, che però l'anticipo subito. Secondo me Vancini è il regista più sottovalutato del cinema italiano. Poi spiego perché. Vi leggo intanto due inizi di miei articoli, vecchi articoli, che cominciano così. Fino a quando Florestano Vancini resterà il regista di un solo film, il primo, La lunga notte del 43, che è del 1960, questo lo scrivevo alla fine degli anni 90. Pur dicendo alcune cose importanti e chiare su un cadavere nell'armadio della storia del Risorgimento, nemmeno con Bronte 1971 è riuscito a fare centro. In un altro articolo, scritto nel 2002, primavera 2002, iniziamo così. Poche settimane fa il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi esortò i responsabili del cinema italiano
a fare film sul Risorgimento. Quell'appello può essere interpretato in vari modi: incitamento paterno a rafforzare l'unità patriottica degli italiani, esortazione di taglio retorico, pia illusione, quello che in inglese si dice wishful thinking. Aveva però un fondo indiscutibile di verità. I film italiani sul Risorgimento che valgono e che restano e che si contano sulle dita di una mano, o essere più benevoli, di due mani, uno dei cinque è Bond. Vabbè, e successe poi che quando uscì Bond nell'aprile del 72, fu attaccato dall'estrema sinistra extraparlamentare e dalla destra più conservatrice. In linea generale, con varie sfumature, fu elogiato dagli altri. Suscitò un vivace dibattito tra storici e uomini di cultura, ma subì un ben mimetizzato ostracismo da parte degli organismi ufficiali della cinematografia nazionale. Non fu mandato a Cannes e a nessun altro festival internazionale, incassò poco nelle sale di prima visione, circolò molto a lungo in copie da 16 mm nel circuito dell'Arci e nelle scuole. Andò in onda nel settembre del 74, fu replicato a colori il 27 ottobre dell'85 e il 16 novembre dell'87, sempre su Rai 2, fu trasmesso a mezzanotte. Riapparve su Rai il 1 settembre del 1998, diciamo, proiettato alle 3:38 del mattino. Tutto lo sei visto, no? Allora, ho detto che secondo me, questa è una mia opinione, non è più un fatto, è stato il regista più sottovalutato, e lo dico e aggiungo subito, sottovalutato anche da me, perché sono andato a rivedermi un po', per esempio, sia alcune recensioni, sia alcune schede del dizionario dei film Zanichelli, e vedo che quasi sempre, anche se c'è almeno un film che ha avuto 4 stellette di critica, che quasi sempre il mio procedimento era questo, di elencare i limiti e i difetti del film, poi aggiungendo quali erano. E tant'è vero che, per dire che dalle parole voglio passare ai fatti, tant'è vero che ho tempo qualche mese per riscrivere la maggior parte delle schede del mio dizionario, tenendo conto soprattutto dei meriti, per cui incomincio a fare dell'autocritica, perché penso, tra l'altro, che uno dei principali doveri di un critico, di qualsiasi, cioè letterario, musicale, così, sia quello di essere autocritico, cioè di rileggersi e cambiare idea se si vede, diciamo, costretto dai fatti. Allora,
adesso non so più. Tira fuori qualche autocritica tu. E non ho qui. Non hai i documenti. Non ho qui i Morandini a portare. Però io ti ho detto che ma ti ho comunque letto. Per il 2014, visto tra l'altro che allora per il dizionario noi abbiamo l'obbligo dalla dall'editore, cioè da Zanichelli, a presentare le ultime schede fine giugno con qualche giorno di tolleranza di luglio. Questo per esempio fa in modo che io do per esempio tra le qualità di del nostro del regista di cui stiamo parlando c'è quella della direzione degli attori. Per fare qualche esempio, pigliamo questo film del 72 che è Bronte, che fu considerato da una parte un'opera faziosa, dissecratoria del Risorgimento e diffamatoria nei confronti di Nino Bixio, o per dirlo alla Ligure, di Nino Bixico. Infatti era genovese. E chi lo interpretò invece come una sorta di manifesto politico del 68 in cui si contrappone la linea riformista, quella degli autori, incarnata nella figura positiva dell'avvocato Nicola Lombardo, alla linea rivoluzionaria impersonata dall'estremista Calogero Gasparazzo, che secondo alcuni recensori risulta ingiustamente perdente e distorta. Però a questo punto bisogna aggiungere che questo progetto di Bronte doveva essere il secondo film di Vancini dopo il successo, perché fu un successo anche di pubblico, della Lunga Notte del 43. Quando era ancora al liceo, Vancini era rimasto impressionato alla lettura di Libertà, 7 fulminee pagine di una misteriosa novella di Giovanni Verga che parla dei fatti di Bronte senza nominarlo mai. Con l'amico Fabio Carpi, milanese, la prima sceneggiatura del film, e qui chiudo, la prima sceneggiatura fu stesa da Vancini, ferrarese, con l'amico Fabio Carpi, milanese, dopo aver scoperto un libro di Benedetto Radice, avvocato di Bronte, all'epoca dei fatti era un ragazzo, che lo pubblicò a sue spese col titolo Nino Bixio a Bronte. Vancini si rivolsero dapprima a Sciascia, che fu felice di accettare. Questa seconda sceneggiatura rimase nel cassetto per anni, finché, trovato l'appoggio finanziario della RAI, fu scritta una terza sceneggiatura a cui collaborò Nicola Badalucchi, un altro siciliano. Vi leggo per chiudere un brano di una conferenza di Jacques Dufrancese, Jacques Novecourt, corrispondente dall'Italia del quotidiano Le Monde, che in un articolo appassionato scrisse: Albert Camus anch'egli avrebbe potuto descrivere questa morte di un giusto, la morte dell'avvocato Lombardo, non avrebbe saputo esprimere meglio di Vancini questa evidenza tragica della inutilità
di ogni utopia rivoluzionaria o riformista, oltraggiata dalla bassezza della realtà. Le domande che Camus poneva nel 1954, Vancini con altri esponenti le solleva per altri giovani. Come non salutare col titolo di capolavoro questa testimonianza di Vancini che sfonda di ogni banalità la domanda: l'uomo per farne cosa? Grazie Orlando, e grazie anche della promessa che poi tornerai sui tuoi passi. Vediamo se cambierai, spinge fino a grottesco la critica ai cedimenti morali e politici della sinistra. Vedremo fino a quel punto. Allora, io credo che dobbiamo andare verso la proiezione, e quindi dopo gli interventi che avete sentito, sono stati veramente per me molto alti e significativi, volevo che Fabio ci dicesse qualcosa per presentare il suo documentario, e poi abbiamo avuto tanti stimoli, quello che magari vuoi cogliere per salutarci. Grazie. Certo, dopo Rosi, Morandini, Gemma e Moscati, è un arduo compito. Cosa posso dire? Allora, la cosa che mi ha spinto innanzitutto a realizzare questo documentario nasce nel 2003, dopo che io lavoro come segretario di produzione in quello che è stato il suo ultimo film, Ritengo uccise. Siccome è stato l'ultimo tassello di una carriera fatta di impedimenti, inciampi, rinunce volontarie per non scendere a compromessi e via di lì, ho voluto nel mio piccolo armarmi di telecamere e rendere appunto giustizia, come accennato prima, a Florestano, che insomma, nonostante sia stato un grande, purtroppo non si sa perché non viene mai sufficientemente ricordato. Posso dire una cosa proprio fulminea su Florestano, che non ho potuto più mettere per motivi di montaggio, sono diventata troppo lunga, che fa capire veramente l'onestà intellettuale. Florestano debutta nel 60, come sappiamo, con La lunga notte del 43. Viene da più di 10 anni di documentari, una formazione documentaristica. Avrebbe avuto la possibilità di farsi produrre La lunga notte del 43 da Goffredo Lombardo Titanus. Non è stato così, perché poi sarà la Iace di Tonino Cervi, figlio di Cervi, perché non voleva scendere a compromessi di un falso storico che avrebbe dovuto accettare, perché gli era stato proposto nella famosa scena della fucilazione che, anziché fascisti contro antifascisti, fossero stati i nazisti. Cioè, commettere un falso storico, mi diceva, è troppo forte vedere degli italiani che ammazzano degli altri italiani. Ma siccome quella è la realtà storica, e uno degli elementi fondamentali della filmografia di Vancini è la verità storica rispetto alla verità storica, non scese a compromessi, pur avendo la possibilità di essere prodotto da Goffredo Lombardo. Non so se c'è da aggiungere altro, insomma. Questa era Florestano Vancini. Grazie. Allora, questo intanto dimostra una cosa fondamentale, che anche la gente che ama il cinema e che vuole fare il film, anche per poi passare i western per guadagnare un po' di più e sistemarsi un po' la casa, per esempio, non si transige sui temi storici. I grandi registi così fanno. Vogliamo dire che, ad esempio, oggi noi non facciamo più film storici da anni. Se uno va a vedere Abramo Lincoln, muore per mezz'ora di noia, ma scopre che comunque sia questo film cresce, e proprio quella noia diventa una specie di piedistallo in cui la seconda parte prende un suo valore, ed è una sorpresa la seconda parte, in effetti. E allora tu dici, ma qual è l'ultimo film storico italiano? Forse addirittura, pensate un po', Il gatto pardo, preso dal libro di Tommaso di Lampedusa. A proposito di... Come? Martone, diciamo, nei temi di Mancini, certamente. Però ecco, questo che secondo me è importante è che il cinema, anche quanto tratta la storia, sia grande. Abbiamo bisogno di film grandi. Cioè, non abbiamo bisogno di film patriottici, epici. Abbiamo bisogno di film grandi.
e non ci sono tanto nel cinema italiano, diciamolo pure, sui temi storici, anche sui fatti recenti. Guardate che il film Après me, a cui hanno cambiato titolo e hanno messo qualcosa nell'aria, è un film, è uno dei pochissimi che racconta il 68 come momento della disillusione, come momento di grande scatenamento dell'immaginazione, e poi i ragazzi quando vanno a raccogliere le premesse delle esperienze d'arte, fatto in mezzo alle barricate, eccetera, si accorgono che il mondo intorno non li segue, non interpreta come vorrebbero loro l'immaginazione. Questo è un grande cinema. Non abbiamo bisogno di storie ideologiche che ci portano lontano per strade perdute. Abbiamo bisogno di questa verità di cui Vancini ha voluto rispettare nel finale di un film che tra l'altro avrebbe perso ogni significato. Grazie Fabio di averci dato questa occasione. Grazie Orlando, grazie Giuliano, che è ancora sugli schermi e continua a essere ancora. Ciao, grazie a tutti.